Una settimana di iniziative per ricordare il lavoro della Croce Rossa Italiana dalla sua fondazione a servizio delle comunità. Anche Brindisi ha infatti celebrato questa ricorrenza con i suoi volontari, con una serie di appuntamenti culminati con una cerimonia conclusiva presso la Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, alla presenza delle massime autorità civili e militari, nel segno di sinergia e collaborazione che hanno sempre distinto la realtà brindisina, come sottolineato da Concetta Marra, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Dopo la parte istituzionale, anche una celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Giovanni Intini. È un'emozione bellissima, anche perché oggi cogliamo l'occasione per festeggiare tutti i volontari. Infatti questa ricorrenza, cioè la celebrazione dell'8 di maggio, è proprio questo, il ringraziamento a tutti i volontari che ogni giorno operano con passione, con tanta tanta volontà per aiutare le persone che hanno bisogno. Quindi in tutte le attività sociosanitarie che noi facciamo i volontari sono quotidianamente presenti. E questa è un ringraziamento per tutti loro. Noi sul territorio brindisino collaboriamo a stretto contatto sia con la prefettura che con tutte le forze dell'ordine, soprattutto nelle occasioni in cui c'è bisogno veramente di un intervento importante, come quando ci sono gli sbarchi di migranti, per esempio, si lavora in sinergia con tutte le autorità e noi volontari siamo sempre al loro fianco.